Wattai a tutti ciò ormai, benvenuti da Gigrin in questo nuovissimo episodio su Call of Cthulhu. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno. Ci ricordiamo che la volta scorsa ragazzi l'ultima cosa che abbiamo fatto è stata risvegliarci in un manicomio. E questo già ragazzi ci sta depistando tantissimo, perché almeno io personalmente non riesco a capire cosa diavolo sia successo e cosa stia succedendo, se è il nostro protagonista ad essere già impazzito o se c'è qualcosa davvero che non va in quello che stiamo vivendo. Anche perché Bradley ragazzi era stato brutalmente ammazzato e invece adesso sembrerebbe essere più che vivo, incredibile ma vero, per cui andiamo a continuare. Ed e l'agente Bradley hanno seguito l'intruso fino al ritrovo segreto di un culto situato dentro una rete di caverne sotterranee che si estende sotto la villa degli Hawkins. Hanno assistito a una bizzarra cerimonia capeggiata da un Charles Hawkins decisamente vivo. Bradley ha provato ad arrestarlo, ma Hawkins, che aveva un corpo visibilmente mutato, lo ha sventrato. Mentre cercava di scappare, Ed è finito imprigionato da una frana, portato d'urgenza al Riverside Institute. Ora si trova in condizioni critiche. Ma cioè qua non è che si tratta tanto di condizioni critiche fisiche, ragazzi, parliamone, eh? Cioè qua la nostra sanità mentale è, direi, notevolmente compromessa, capite? È questo il vero problema, non le condizioni fisiche di sta ceppa. Ok, eccoci qua. Il nostro obiettivo attuale è proprio quello di fuggire dal manicomio. Direi una ottima, davvero ottima ambientazione per sentirsi al sicuro, direi proprio di sì. Entriamo nella scena del crimine vera e propria. Mamma mia, ma che gli avete dato a sto paziente? Un carboncino, una penna, una matita? Sarah. Perché? Sara è un nome femminile per oddio, questo? This is no medicine. Ah, e che cosa sarebbe? Ed, esprimiti! Non è un farmaco, sì, ok, ma cos'è? Am I in an asylum? Ma no, davvero? Ti trovi di fronte ad una stanza del genere, imbottita e tutta scarabocchiata, e ti chiedi se sei in un manicomio? Oggi tu mi vuoi far arrabbiare. Cioè, non sono manco 30 secondi che ho iniziato a giocare. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Ah, e questo qua ne era ossessionato? Ma perché mai? Perché mai, direi? In his eyes, this symbol must have some protective virtues. Ah, sì? E perché mai avrebbe dovuto volersi proteggere? Da che cosa? The paintings are cursed, ragazzi, significa i quadri sono maledetti. What did he write about the painting? Che erano maledetti. Oggi non ci stai proprio con la testa. Nella cella imbottita. Ragazzi, c'è qualcuno qui che mi può dare un aiuto? Oddio santo, che c'è. Vabbè, un attimo fa stavate gridando. Tipo piangendo di dolore, cioè, non lo so. Che cosa, poveretto? Che bello essere qui. È davvero bella la sbobba che vedranno qua dentro, che schifo. Raga, c'è qualcuno che mi può dare una mano ad uscire da qui? Like to say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. Oh. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. Ah, ecco qua. Giustamente, adesso che volevamo pensare a un piano di fuga... Ovviamente adesso ragazzi sarà pieno di persone. Quando un nemico sospetta la tua presenza apparirà un indicatore bianco. Se il nemico ti sta seguendo, non ho finito di leggere, va a cagare. Devo trovare il modo di liberarmi di quei due da solo. Vabbè, però vi dovete dare una calmata tutti quanti, oserei dire. Allora, non ci dobbiamo far vedere, questo è poco ma sicuro. Quindi, madonna santa ragazzi, ste urla, vabbè, sono fatte apposta, The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on.
I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there are sleeping pills left. They've run out again upstairs. Put a few aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they are. Ok, quindi questo dovrebbe essere un indizio su quello che dobbiamo fare in pratica. Crea un diversivo. Ok, è questo quello che dobbiamo fare. Raga, vi siete d'accordo che c'è una strisciata di sangue pazzesca qua dentro? Ah, ok, questo è il luogo che ci interessa. What could this machine be used for? Oddio, sinceramente non so se lo vorrei scoprire. This machine seems to consume a great deal of electricity. Beh, sembrerebbe proprio di sì, però manca qualcosa. What will happen if I increase the current to the limit? Ah, interessante, Ed. Intanto ficcana siamo qua dentro, però. Secondo questa cartella, il paziente sembra soffrire di psicosi. Si è cavato gli occhi durante uno dei suoi attacchi di delirio. Bene, bene, bene. Proprio incoraggiante tutto questo. Non lo so, Ed, non lo so. Sinceramente ho paura di tutto, I didn't expect to see one on this little rock. Ok, se tiro su questa. Opla. Have I activated anything? Bella domanda, vediamo dove porta. È solo che. Ah! Ho di nuovo la mia lanterna magica! Yuhu! Che cosa fantastica! Ah, Gesù, va bene, non dobbiamo fare altro che provare a capire. Questo non l'avevo visto. Questo non lo avevo visto. Gesù, Gesù! The corpse is complete. Whose are these limbs? Bella domanda, Ed. Sempre delle bellissime domande. Is there a connection between this corpse and the machine? È che tu ti fai domande a cui io non posso darti risposta, capisci qual è il problema? Oh! Ah, ci siamo nascosti dentro. Oddio. Perché ti sta a far venire il panico? Oh, 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 oddio, ok, questa cosa è assolutamente agghiacciante, ragazzi. Quando si impanica, praticamente la visione gli diventa in quel modo, ok. Alziamo pure questa. I can still increase the load. Ah sì, davvero? E se entrassi qui? Oddio mio! Raga, vi rendete conto che qua lasciate tutte le cose a marcire? Worse, cioè, non è che... worse. Non è molto igienico, direi. Oddio, e questo cos'è? What's the connection between this meat and the electrical installation? Vabbè, che stanno facendo qualche esperimento, questo è chiarissimo. The cops know what's going on? Ok, è insomma un distintivo di un poliziotto, ragazzi. Attenzione, nuovo indizio memorizzato. Non ci dobbiamo far sfuggire assolutamente niente. Va bene, allora qua dentro mi sa che non possiamo fare più niente tranne analizzare questa. Ok. This is madness. Are they seriously thinking of transmitting the properties of this meat by electric current? Lo sai che la mente umana è proprio una fonte illimitata di risorse allucinanti. Su questo puoi stare tranquillo, Ed. Vabbè, allora, visto che dobbiamo praticamente trovare il modo di aumentare ancora di più la corrente, anche se andare di qua non è che mi dà tutta sta gran sicurezza, sinceramente parlando, ma è l'unica cosa da fare, mi sa. C'è addirittura una sezione libri, ma che meraviglia. Qua dentro non c'è niente, qua dentro non c'è niente, là sopra non c'è niente, qua, oh. Zoology, esotericism, mineralogy, and a full shelf on cephalopods. Ok, interessantissimo. Sarah direi. Hawkins. She was a patient. Davvero? È stata internata a Riverside per gli attacchi di follia di cui soffriva giusto prima che morisse. Non era la prima volta che provò a incendiare la villa. Ok, questo è un indizio interessante, attenzione. Abbiamo preso proprio la sua cartella clinica, raga. Pazzesco. Dementia? Qua? Self-inflicted wounds? Un documento che attesta che Irene Sanders, moglie di Francis Sanders, fece internare suo marito dopo che aveva mostrato gravi segni di follia. Ah, qua è un luogo strapieno di sorprese. Anthropology. Nothing surprising. Proprio pieno di sorprese. Allora, qua dentro ci si può nascondere, ma direi di evitare. Onde, appunto, evitare di farci prendere un attacco da un attacco di panico. Ragazzi, questa la dobbiamo alzare, perfetto, attack. Poi ci mancherà soltanto il cavo questo rosso, quindi non ci resta che seguire il cavo rosso. Merda. Ecco, di qua sta venì. Di qua sta venì. Porca miseria. Color! Ecco, sapevo io. Ecco qua.
Oddio, Gesù, raga. Non mi aspettavo. Avrebbero potuto esserci pure delle guardie, ragazzi. Ecco, qua è entrato, non ci posso credere. Come on, show yourself. Stai zitto, che sei così stupido a non avermi visto qua. Non pensavo che ci sarebbero stati dei momenti in cui ci sarebbero state delle guardie pronte a inseguirci. Ok, lì ce n'è una, ce ne sono due mi sa addirittura, ragazzi. Va a quel paese, mi ha fatto prendere, cioè tipo un infarto. Che direi che ci può stare, nel senso che crea una certa tensione. Che fai? But there's no longer any priests on Ho trovato questo rosario in una delle celle all'interno del seminterrato. Non ho mai visto una raffigurazione della Vergine simile. Ah, è quello. Quella figura con la faccia da Davy Jones, in pratica. Un rosario per Davy Jones. Allora, questo però adesso potrebbe essere un problema. Oh. Ok ragazzi, non mi fate scherzi del cavolo, per favore. Ma qua da dove sono venuta? Mi sa di no, ma mi sono persa. You. Yeah, you there, come here. I don't know what you're doing there, but you don't seem to be friends with the nurses. What do you want? Cosa vuoi? Sleep. That's all. E quindi? Sleep. You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? In che senso? Except for one problem. Cioè? You want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange I can make noise. Lots of noise. Ah. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. Certo. So, you in? Find something to make me sleep and I'll take care of the guards for you. Ok, questo è interessante. Non ti prometto nulla però. If I find something, who knows what I'll do? Don't play the wise guy because you're on the outside and I'm not. Ok, va bene. Allora, questo ci potrebbe essere utile, ragazzi. Il problema è, insomma, trovarli, sti sonniferi. Potrebbe aiutarci, insomma, a distrarre quelle guardie. Questo è poco ma sicuro. Ok, qua è Locked. Chiuso. Niente da fare qua. Exactly what I need. Che cosa? Oh, 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 no, 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 chi mi ha visto, chi mi ha visto, chi mi ha visto, chi mi ha visto, ando sta, ando sta. Allora, qua dentro c'è un indizio, ragazzi, solo che io adesso ho paura che mi scopra sto stronzo, perché sta venendo qui. Vabbè, no, come mi ha fatto a vedere? No, sul serio? Come mi hai visto? Ma che Ma dai, come mi ha visto? Ok, fino a qua ci siamo, nel senso, fino alla... Leva verde, ci siamo, ecco. Vabbè però. Raga, mi dovete dare un attimo di tempo. Cioè, così no. Allora, dove li trovo i sonniferi? Avevano parlato tipo di un magazzino, una roba del genere. Proviamo, ragazzi, a tornare qui, da dove siamo arrivati. Vediamo se andando di qua troviamo qualcosa. Allora. Oh, riusciamo ad aprirla su questa grande... Grande. Ti voglio benissimo. Ti voglio davvero tanto bene. Siamo nel magazzino, raga. Attenzione. Allora, vediamo cosa riusciamo a trovare, a scovare. Qua dentro c'è pure un indizio assolutamente da trovare, appunto. Non ce lo facciamo sfuggire, eh. Non ho intenzione di andarmene da qui senza aver trovato quello che devo trovare. Allora, qua cosa c'è? With these chains on your wrist, you can't escape. Vabbè. Oh. Oh merda, che ne sapevo io che c'era uno qua. Sta facendo il giro. Che facciamo, giochiamo a giro giro tondo? No. Piano piano piano. Fatelo andare via. Oddio, sta tornando. Oh oh, merda. Vabbè. Non ho trovato l'indizio che stiamo cercando, ragazzi. E questo è un problema. Anche perché l'amico Fritz qua di certo non ci aiuta se sta sempre qui a gironzolare. Dai, dov'è? Dov'è quello che mi serve? Forza. Eccolo. Control wheel to mount on a plumbing system. Ok, molto utile. Era l'unica cosa che dovevamo trovare. Ma qua non ci sono dei sonniferi o robe del genere? Mi sa che siamo nella stanza sbagliata. Ah, c'è la farmacia qui, raga. Ma qua ci vedrà. Ok, sta andando nell'altra stanza. Approfittiamone per entrare. Piano, Where piano. Do they keep their sleeping pills? Bella domanda. Ecco qua. È quello che ci serve. Scopolamine, morphine, opium. Nothing but common drugs. Ok, quindi non è quello che ci serve, è quello che mi stai dicendo qua. Eccolo. My new friend's sleeping pills.
Benissimo, abbiamo trovato quello che ci serviva. Oh, sta girando di qua, che culo. Minchia, volevo ficcanasare un attimo qua. Vediamo un po', intanto che lui se ne va via. Prendiamo questo, perfetto, che aumenta la nostra conoscenza in medicina. Qualcuno ci ha visto. Vabbè. Questa è sfiga però. Dal magazzino, perfetto. Prendiamo sti maledetti sonniferi. Where do they keep their sleeping pills? Io lo so. Prendiamo questo anche, questo. Ecco fatto, dobbiamo tornare. Oh. No, qualcuno ci ha visto. Che palle, su, muovite tu, per l'amore del cielo, dai. Sono in situazione critica. Vabbè, vaffanculo, sai che faccio. I think we got you there. Sì. Sì, hey. corri, Dove devo andare, manco me? Guarda, no! Oh! Ok, stavolta sono riuscita a sguisciare via senza farmi vedere, almeno da questo stronzo qua. Non ci resta che ritornare da dove siamo venuti, sempre che io ritrovi la strada. Ok. Riandiamo di qua, ragazzi, seguiamo il cavo rosso e senza farci proprio vedere ritroviamo il nostro amico voglioso di sonniferi e diamoglieli. Comunque devo dire che l'ambientazione è fatta veramente bene, ragazzi, perché è davvero terrificante. Forse è di qua. Eccolo qua. Ok. Amico, ti ho portato i sonniferi. Show me. Andiamoli. And remember, they don't come for free. Don't you worry, you'll have your diversion. Okay. Go on now, go hide yourself. Perfetto. The crows, they're everywhere. Make them go away. Ok, vediamo se è vero, ragazzi. Vediamo se la strada si è liberata. Ebbene sì. Oh, what carnage. Madre mia. Ok, a passare siamo riusciti a passare, però il cavo rosso passa di qua. Ho paura che torni la guardia, sinceramente. Volevo un attimo ficcanasare, ma non voglio perdere fin troppo tempo. Eccolo qua, alziamo sta leva, finalmente ce l'abbiamo fatta. I've only got one lever to push. Ah sì, ancora? Davvero? Ero convinta che fosse l'ultima, ve lo giuro. Comunque questo posto è assolutamente raccapricciante, anche questo. Alla fin fine ci riduciamo sempre alle stesse robe. Ah, qua c'è un indizio. Ecco qua, ruota. Cioè, non so tanto come comportarmi, vi dirò la verità, perché dice c'è solo una leva da azionare, suppongo si riferisca a quella che è laggiù. Andiamo pure di qua. Eccoci qua. Spero si riferisse a questa. Sinceramente. Ancora. Oddio, ce ne manca una, ragazzi. Allora, ho attivato quella blu, quella rossa, credo. E manca forse questa qua verde, questa qua. Io che pensavo di averla fatta franca. Dove va quella verde, però? Va di qua. Seguiamola con particolare attenzione. Finisce qua dietro. Quindi dovremmo andare, suppongo, di là. Ah, eccola. Non è finita qui, ragazzi. Non è finita qui. Io speravo sinceramente di sì. Il filo verde passa di qua. Non lo perdiamo di vista. Speriamo, ecco, di non farci beccare. Era quello che stavo dicendo. Ditemi che possiamo aprirla. No. E mo come faccio? No, dai. Passando di qua, magari ce la famo lo stesso. L'incidente di settimana scorsa ha causato danni notevoli all'infrastruttura portando bla 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 agli esperimenti attuali. Vedete, ragazzi? Le ruote utilizzate per aprire e chiudere i rubinetti di regolazione del gas devono essere riposte nel magazzino. Ok, per fortuna, ragazzi, che noi ci siamo già stati e di regola abbiamo già trovato quello che ci serviva. Ok. Qua possiamo aprire. Grande Ed, mi stupisci sempre di più. Ti voglio così tanto bene che adesso la macchinetta si sta per scaricare. Ecco. Vedi, ti avevo detto che ti volevo bene. Sai che cosa, Ed? Puoi andare a quel paese. Accidenti. Avevo confidato nelle tue abilità.
Ho riparato la sua macchina come ho potuto, la tubatura è danneggiata. La 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 la. Rischia di esplodere. Ottima cosa, oserei dire. Controls the pressure. Ok, se l'attivassimo. Ok, raga, c'è la possibilità che mi si spenga la macchinetta, per cui se dovesse sparire la mia facecam, non abbiate paura. Oh, ecco, questa era quella che mi serviva. Grande! Senza manco farlo apposta, ragazzi, siamo stati prima lì. Vabbè, penso che comunque... No, non si è pensato perché effettivamente magari uno parte dall'avviare prima la roba verde, cioè il filo verde, segue prima il filo verde. Io so, ho fatto tutto all'incontrario, come al mio solito. Allora... Duct. It's impossible to break this chain with my bare hands. Caspita. E adesso? Ah, accidenti. E dove lo trovo lo strumento per spezzare la catena? Mi sa che devo provare a ritornare qua nel magazzino. Era qua il magazzino. One eternity later. Proviamo a vedere, ragazzi, se c'è qualcosa qui dove lo stronzo viene a controllare. No. Oh, chiave, chiave, chiave. Chiave per la sala delle manutenzioni, mi sa che ci siamo. Per la sala delle guardie. Ok. Questa è una grande, grandissima cosa. Abbiamo trovato due chiavi, ragazzi. Non una, ma due. Attenzione. Ok. Ecco qua. Perfetto. Usciamo pure, Ed. Ok, ce l'abbiamo? No, non è di questa, ma dai. Padlock won't give. Non è di questa, ma come no, Ed? Che mi stai a dire? It's impossible to no, break this ah, non era di qua, che caspita! Pensavo di aver trovato la soluzione a tutti i miei problemi, invece no. Devo attaccare sta gran cippa. Allora, la sala delle manutenzioni, qual è? Eccola qua. Perfetto, è di qua. Oh, ecco la leva che ci interessa, ragazzi, finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Ok, qua che c'è? Ah, possiamo passare di qua. Perché dovrei passare di qua? No, seriamente. Ah, è per nascondersi. Madonna, ma se qua te devi far venire infarto, figlio mio. No, dai. Ma perché dobbiamo vivere sti incubo? Non ho capito. Perché sono passata di qua. Cioè, io non sapevo che si potesse passare di qua. Comunque è fatto davvero bene, Steffa. Oh, non mi impazzire, ti prego. Ah, siamo riusciti da qua. Grande, ok, calmati un secondo, ti prego. Che quasi mi fa venire in attacco di panico pure a me. Allora, ah, con questo sì che possiamo aprirlo però. Ecco qua, tac. Perfetto, così poi possiamo riuscire da qua senza farci prendere un impatto. This lever must turn on the gas machine. Ok. There's nothing happening. Ah. Ma se avevo aperto tutte le valvole, proviamo a riaprirle. Cioè, qualcosa deve succedere se attiviamo sti impianto, no? È qua al minimo, vedete, ragazzi? Perché? Ok, adesso sta andando, è al massimo. Poi, qua di nuovo si è spenta, ma perché? Si stava andando al massimo un attimo fa. Ok, questa sta andando... E questa non sta andando, per cui dovremmo esserci magari. Ci siamo? Ah, ecco, mancava l'ultima. Giustamente ne avevo prese due, non una. Perfetto, ci siamo allora? Oh, caspita. Ci siamo e come? Got to hide before the guards see me. Ah, ecco. Sì, sì, sì. Ok, rientriamo di qua. Ok, ci è toccato Ed, mi dispiace. Mi dispiace nell'anima perché pure a me fa male vedere tutta sta cosa, Ed, ti dirò proprio la sincera verità. Però, insomma, non avevamo molta altra scelta, ecco. Ci siamo? Riusciamo a non farci venire un infarto? Ok, il diversivo di regola l'ho creato, giusto? Sì. Oh, finalmente funzionerà qualcosa adesso? Ok, sta tutto andando al massimo. Che volete che faccia? Ah, adesso posso fuggire nel manicomio, cioè dal manicomio, nel senso che questo è già risolto, è già fatto. Grande! Ok, era tutto qua. Davvero? Oddio Gesù. Ma che ci fate qua dentro? Oh. È ancora vivo, sto poveraccio.
Oddio, è quello che si è cavato gli occhi. Doctor, is that you? No. Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Forse è meglio di no. Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Cos'è la bestia, scusa? Cosa le hanno fatto? You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. Ah, sì. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. Oddio, perché? Pretty Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Addirittura. Oh, Gesù. Qual è il segreto di Sarah Hawkins? Is she cursed because of something she did to you? No, it's because she's cursed that she harmed me. On purpose. You say that Sarah Hawkins harmed you. If it were only me, her conscience, her guilt were eating her away. But she never wanted all that. Che parli? Not really. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. No, don't let it see you, or you won't be able to escape it. So don't look at it. That's how it finds you. Ma di che parli? What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Ma ti pare? Without her, it's no longer possible to save me. What hell? Okay. Oh God. I got it. Oh, direi che è il caso di andarcene. Direi che è il caso di andarsene. Assolutamente. This che diavolo è successo? What killed him? È chiusa, è chiusa. You there. Pensavo tipo di doverlo prendere alle spalle o una roba del genere. A quanto pare non è così. Ok, questo è direi un gran bel problema, ragazzi. Qualcosa lo ha ammazzato brutalmente. Io pensavo di finire sto capitolo del manicomio oggi, sinceramente. This is insane. What killed him? Non lo so, Ed. Sono solo... che cazzo. Vabbè. Forza, però se ci facciamo pure di gas qua, Oh, che diamine. Dove andiamo? Damn. Di sopra? Che c'è? Calma. Head. We need to move on. È ancora vivo, è ancora morto. Ok, l'abbiamo finito effettivamente. Ok, raga, è un continuo mistero. Questo tizio conosceva Sara, ha detto che è stata la sua maledizione a fargli del male, che era maledetta, che i suoi quadri erano maledetti e che l'errante appunto lo avrebbe ammazzato o robe del genere. Ed effettivamente quella che sembrerebbe essere stata una presenza, ragazzi, lo ha letteralmente e materialmente ucciso. Per cui, che dire, abbiamo appena rincontrato Bradley che sembrava essere morto, ma sembra vivissimo, insomma, quindi, il mistero si infittisce, riprenderemo dal capitolo 6 la prossima volta, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, e un abbraccio a tutti ragazzi, ciao!
Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!